Eccoti, lupo oscuro. Vuoi spiegarmi che succede? Sono io la responsabile di questo pianeta e io detesto i ficcanaso, sai? Non ho alcuna intenzione di sottostare ai tuoi ordini, ragazzina. Che testardo. Sai, ancora non capisco come mio signore abbia potuto scegliere te. Dimmi una cosa tu piuttosto. Chi sei e che cosa cerchi sulla Terra? Io sono un soldato d'élite aliena e sono qui per annientare gli umani. Capisco. Ti avverto però, quei ragazzini sono davvero in gamba. Tranquilla, proprio in questo momento stanno venendo verso quest'oasi. Mi basterà qualche secondo per farli cadere in una delle mie trappole. In tal caso penso che non ti dispiacerà darmi una dimostrazione. Tutto a suo tempo, ragazzina. Cos'è, non ti fidi di me? Sai, credo proprio che ci divertiremo un mondo. Sì, annienterò quei mocciosi e ruberò il potere del monolite Wai. Non vedo l'ora di godermi la ricompensa che mi spetterà. Devi assolutamente riuscire a batterli. I fallimenti non sono contemplati. So quello che faccio. Non ho bisogno dei tuoi consigli. Aspetta un attimo, lupo oscuro. Che c'è ancora? Sappi che se fallirai, io ti schiaccerò come un insetto. Se ne sei convinto. Ed eccoci qua, bentornati su Yo-Kai Watch Academy Vita da Studenti. Devo ammettere che Nayu mi sta diventando sempre più simpatica. Non perché vuole male al cane lupo oscuro, ma perché è il suo modo di porsi che me la rende simpatica. In giapponese non l'avevo ben compresa, però è simpatica. Non so per quale ragione. Sono già arrivati i nuovi ordini da parte del presidente. Sì, ci invitate a procedere come di consueto. Il presidente si dà sempre molto da fare, sono preoccupato. Non dire così, Kyle. Il presidente sa quello che fa. Non starai ancora pensando a quella faccenda della banda, vero? No, ma che dici? Se non ci ha chiamati è solo perché aveva paura per la nostra incolumità. Sì, però. Ascolta, Kyle. Il presidente ci ha affidato la sorveglianza di questo luogo. Come membri del comitato studentesco siamo chiamati a ripagare questa fiducia. Sì, avete ragione. Mi dispiace, ragazzi. Bene, sono pronto all'azione. Difendiamo questo posto. Wow, ero convinta che Valeria preferisse agire da solo. E invece guarda un po' quanti uomini ha alle sue dipendenze. Beh, comunque sono qui per dirvi che è ancora sulle sue gambe, per ora. Ma tu sei Calixta? Che cosa ci fai qui? Diccelo avanti! Sono qui per informarvi che siete tutti in arresto. Ho saputo che insieme alla banda state abusando di informazioni riservate. Cosa? Ma è una follia! Perché devi inventarti sempre queste storielle? Purtroppo per voi possiamo contare su testimoni molto attendibili. Non ci credo, è impossibile! Da oggi il comitato sarà sorvegliato dalla polizia studentesca. Si mette male, che cosa facciamo, Sandro? Non ne ho idea, sinceramente. Oh no, sono stati catturati dalla polizia studentesca. Bene, ora tocca a me, devo avvertire subito il presidente. Ah, la polizia sembra più un male che un bene in questo gioco. Negli ultimi tempi la potenza degli alieni sta aumentando sempre di più. Non possiamo attendere oltre, dobbiamo andare a terzo monolite Y. Bene, non vedo nessuna obiezione. Possiamo partire anche su. Aspetti, signor presidente, una domanda! Sì, che succede, Niada? Secondo lei la signorina Vapore avrà qualche ricompensa per noi? Cosa? Sarebbe questa la domanda! Eccola qui, signor presidente! Oh, è terribile! Monica, che succede? I membri del comitato studentesco sono stati arrestati! Cosa? Proprio così, ma sono innocenti! Sono stati accusati ingiustamente! Ah, sono davvero arrivati a tanto. Beh, sembra che abbia iniziato finalmente a fare sul serio. Fortunatamente io ero in un'altra stanza e sono riuscito a fuggire. È stata molto brava a venire qui ad avvertirmi. Dobbiamo agire subito. Forza, ragazzi, raggiungiamolo anche noi! D'accordo. Vieni anche tu con noi, Monica. Restare qui potrebbe essere rischioso. Sì, va bene. Grazie, ragazzi. Wow, iniziamo a fare sul serio allora, eh? Attacco al comitato studentesco. Non c'è tempo da perdere.
Dannazione, non riesco a contattare Sandro. Niente paura, signor presidente. Andiamo al comitato studentesco. Sì, ben detto. Alla mano rotaia. Ma quindi che bisogna fare? Andare a prendere la monorotaia. Dov'è la monorotaia? Dov'è la monorotaia? Eccola qua. Tutte queste bandierine sono tutte quante monorotaia. E speriamo che la monorotaia non venga giù, mio caro amico Hindu. Andiamo al comitato studentesco. Piccola reference obbligatoria ai Simpson. Vediamo un po'. Eccoci qui. Oh, apriamo il punto di interesse per Momo-chan. Perché tanto non penso che ci verrò tante volte. Anche se qui c'è un negozio. E sempre con le gocce, mi pare. Bello però, proprio qua sembra quasi un tempio greco, bellissimo. Cos'è? Chi è che sta parlando lì? Non ho letto niente, dialoghi, accidenti. Allora, Momorotaia. Adoro la traduzione di questo gioco. Adattamento, traduzione, localizzazione, tutto amo di questo gioco. Allora, eccole qua. Sono tutte quante abilità e queste medaglie Y, medaglie Y, che servono per reclutare i vari amici del campus. E sono molto importanti. Però devo arrivare a 100 perché ho un'altra cosa che voglio comprare per muovermi più velocemente all'interno del campus. È la licenza per i pattini a reazione. Stivaletti a reazione, chiamateli come volete. Ma comunque, guarda un po' quanta gente. Ah, questi qua sono gli studenti più importanti del comitato. Questo sei tu, Tato, vedi? Vedi quanto sei bello? Anche se ora hai vestiti di Cole, ma non importa. Dove si va? Qua sopra? Sì, tanto tutte quante le strade portano all'ufficio. Oh no, è Calixta! Ti stavo aspettando, Valerio Natti. Calixta, lo sapevo. Dove hai portato i miei uomini? Vuoi saperlo davvero? È inutile che sghignazzi, non la passerei liscio, te lo assicuro. Forza, perché non combattiamo subito? Cos'hai, paura? Leonardo? Oh sì, ho proprio paura. Aiuto, Club FNY, venite a salvarmi. Forza, cagnolino, vieni fuori, stiamo aspettando solo te. E questo chi sarebbe? La sua aura è davvero potente. Ma è strabiliante. Non dobbiamo sottovalutarlo. Lasciate che vi presenti il mio nuovo amico a quattro zampe, anzi due zampe. Lupo Scuro, soldato d'elite aliena. Oh, ma che bravo, avete sentito come parla bene? Ora tocca a noi, coraggio, fulmingatta! Ma mandi un gatto contro un cane? Mi avete chiamata per caso? Oh, scusate, ma mi ero dimenticata di avere un impegno oggi, ci si vede? Cosa? Se n'è andata! Ovvio che l'ha fatto. Ha seguito il suo istinto, dopo tutto. Che intendi dire? Scusa. Beh, la tua amica è un gatto, no? Io invece possiedo la struttura genetica tipica dei cani. Tradotto, ha paura di me. Ecco perché ho parlato di istinto prima. I gatti hanno paura dei cani. No, ti sbagli, Fulmingatta non ha paura di niente. Invece sì, di lui ho paura e come? Ma che... No, non promette per niente bene. Cosa facciamo adesso? Ve lo dico io cosa farò. Inizierò ad attuare il mio piano. Se volete rivedere i vostri amici, venite alla Valle Croissant, nella piramide. Per entrare al suo interno vi basterà utilizzare le 7 medaglie dell'Aurora. Cosa? Come fa a sapere delle medaglie? Ci sta solo provocando, Sanelli, lascialo stare. A proposito dei vostri amici, non so se li riconoscerete. Perché... Beh, stanno venendo usati come cavie nei nostri esperimenti. Cosa? Cavie? Non starei parlando di... No, non di nuovo. Ascoltami bene, Lupo Oscuro. Non ci faremo intimidire da te. Io vi ho solo avvertiti. Quel che farete è affar vostro. Se avete fegato, raggiungetemi alla piramide, piccoli mocciosi impertinenti. Ah, e fate in fretta, altrimenti i vostri amici saranno solo un lontano ricordo. Va bene, qui abbiamo finito. Ci vediamo! Dannazione, non riusciranno a farla franca, potete starne certi! Siamo con te, presidente. Li fermeremo a tutti i costi. Ma dobbiamo sbrigarci, se non faremo in tempo Sandro e gli altri... Oh no! Non agitarti, Matteo, troveremo una soluzione. Niad ha ragione. Vedrete che alla fine vinceremo noi. Bene, siamo tutti pronti, di corsa alla piramide. No, aspettate un attimo. Forse sarebbe meglio parlare di tutto questo con i presidi reali, no?
Sì, potresti aver ragione. Dobbiamo pianificare una strategia adeguata. Sono d'accordo con Belmonte, non possiamo agire di fretta. Perfetto, allora andiamo tutti da preside. Che cosa? La commissione disciplinare ha catturato i membri del comitato studentesco e vogliono impossessarsi delle medaglie misteriose? Sì, ma non solo. Gli alieni si stanno infiltrando in molti club dell'Accademia. Ma com'è possibile? Ci deve essere un modo per fermarli. Siamo qui per questo, signor Preside. Volevamo prima discuterne con lei. Dobbiamo prepararci al meglio, non possiamo permetterci di fallire. Avete ragione, però non so proprio dove sbattere la testa, sinceramente. E se continuassimo ad agire come abbiamo sempre fatto finora? Sebastiano, che intendi dire? Dico che non c'è bisogno di alcuna strategia se collaboriamo tutti insieme. Dopotutto siamo sempre riusciti a sconfiggere ogni nemico, o sbaglio? Proprio così, perché la nostra unica strategia è il lavoro di squadra. Fratello, sì, il discorso fila perfettamente. Il lavoro di squadra, eh? Mi piace come idea. In effetti, come abbiamo fatto a non pensarci prima? Però a pensarci bene potrebbe davvero essere la soluzione migliore. Esatto. Ci siamo fatti trascinare dalla fretta dimenticando le cose importanti. Bene, allora è deciso. Dobbiamo partire subito. Sì, ben detto. Preparatevi e correte alla piramide. Monica, tu resterai qui a scuola. Non verranno a cercarti all'interno. D'accordo, signor Preside. La prego, signor Presidente, faccia attenzione là fuori. Stai tranquilla, salverò Sandro e gli altri. Promesso. Ci stiamo avvicinando al momento cruciale, alieni. State a vedere. Ho Ryan in questo momento in squadra, vediamo come va. Ok, e poi fare questa missione, ragazzi, era per le volte che bisognerà farla dopo, perché ci sono alcuni oggetti da prendere qui. Ci vogliono i biglietti SD, e i biglietti SD non sono facili da prendere. Però grazie al club del comitato studentesco è facile prenderli, una volta che raggiungi un certo livello. Ma comunque, si possono anche slottare, ma oggi mi concentro solo sul lupo. Quindi è questo l'interno della piramide, guardi come luccica! In effetti una piramide in una scuola non è normale, ma... Ehi, alieni, siamo arrivati da voi e abbiamo le medaglie del mistero! Eccolo, lupo oscuro. Oh, alla fine siete venuti. Peggio per voi. Cosa? Ma se ci hai chiesto tu di raggiungerti! Sì, ma rimanete comunque degli ingenui a presentarvi qua. Ma così non è giusto, però. No, era una trappola! Pensavo che volesse sfidarci a darmi pari! Pensavate davvero che non avrei cercato di intralciarvi? Siete spacciati ormai, non potete fuggire al mio potere. Anzi, mi do a dirvi che d'ora in poi anche voi servirete il mio signore. Ah, è stato fin troppo facile, siete una delusione, mocciosi. Allora, come procede il tuo piano? A gonfie vere, come puoi vedere. Ottimo lavoro, lupo oscuro, e dimmi che cosa gli hai fatto? Ho incasinato i loro ricordi. Il resto te lo lascio scoprire da sola. Sembra eccitante. Però non potresti andarci un po' più piano la prossima volta? Oh, Cosa? non fare caso a quello che ho detto. D'accordo. Ad ogni modo. Sarò io ad indagare in Monolite Y, utilizzando le medaglie del mistero. Ma mi secca dover accettare, ma non ho altra scelta. Fai pure. Ottimo. Che dire, lupo oscuro ha fatto esattamente ciò che gli era stato chiesto. Bene, Club FNY, e ora quale sarà la vostra risposta? Oh no, mi ha rubato le medaglie. Sebastiano, rialzati, ti prego, non puoi mollare così, miau. Finalmente ti sei svegliato, ti sembra il momento di dormire? Sto arrivando, mio signore Mazera. Sto arrivando, mio signore Mazera. Appena ci incontreremo di nuovo, vi giurerò la mia rinnovata fedeltà.
Masera, e chi diamine sarebbe? Sembra che gli alieni gli abbiano fatto una sorta di lavaggio del cervello. Cosa? Sul serio? Oh no, non promette bene. Già, dobbiamo riportarli prima possibile alla normalità, ragazzi. Oh, e se non dovesse riconoscerci, potrebbe anche arrivarci ad attaccare. Ah, si mette sempre peggio, mio. Ehi, ma certo, potremmo provare a colpirlo sulla testa con qualcosa. Colpirlo? Lascia fare a me, gli darò una bella scarica elettrica. Mirare... fuoco! Aia! Sto arrivando, mio signore Masera. Accidenti, non ha funzionato. E se provassimo ad unire le nostre forze in un solo corpo? Sì, mi sembra un'ottima idea, proviamoci. Che poi non gli ha fatto niente in realtà. Ehi, chi è stato ad assalirmi? Sì, ce l'abbiamo fatta! Hai ragione, bentornato G. Bastiano! Scargatto, fulmingatta, cielo e spirito, siete voi? Che cosa è successo? Ora ti spiegheremo tutto, promesso. Ah, ci hai fatti preoccupare, sai? Adesso però dobbiamo ritrovare anche il resto del gruppo. Ehi, è vero, dove sono finiti tutti gli altri? Tranquillo G. Bastiano, ti aiuteremo noi a cercarli. Fulmingatta ha ragione, forse sbrighiamoci! Non avere paura, con noi sei al sicuro. Amici! Sì, d'accordo, grazie dell'aiuto. Va bene, sono pronto, andiamo a cercare gli altri! Tutto questo ha dell'incredibile, buona fortuna. Quindi devo attaccarli io se voglio iniziare la lotta, eh? Va bene, intanto ora raccolgo un po' di strumenti. Ci sta. Grazie caro che non mi attacchi, eh? Che devo fare qui? Ah, devo prendere... ah, questo qui, sì, eccolo. Che bello. Una luce sinistra, va bene. Sto arrivando, mio signore Masera. Matteo, finalmente ti ho trovato! Matteo, e chi sarebbe? Io sono Timoman! Sono un semplice ragazzo trasformato in un autentico guerriero da Masera! Lui ha realizzato il mio sogno e io ho deciso di servirlo per sempre! Ma che ce la ti stai dicendo, amico? Detesto dover arrivare a tanto, ma non ho altra scelta! Combattiamo! Quando vuoi, eliminerò ogni singolo ostacolo sulla strada del mio signore! Qui le cose si fanno davvero interessanti. Ragazzo splendente, che poi vabbè, sarebbe Timoman. Il prompt del gioco è quello. Matteo cerca di ricordare, io mi trasformo. Vabbè, non voglio sentire ragione. Ma quella cosa è per curarmi, vabbè. Non c'entra niente. Si ricarica non di poco lui comunque, eh. Ma mancato non mi pare proprio, ma comunque. Vabbè, io l'attacco qui, tanto lui non mi fa molti danni, quindi... sto piuttosto tranquillo, a dire il vero. Vabbè, contro di lui è facile, dai. Un po' mi dispiace, però non tanto. Non tanto, dai, poco. E vabbè, un attimo, cos'è questa sensazione? Forse sta ricordando, no? Ora ascoltami, tu non sei Timoman. Sei Rosmarino Man. Tu sei il mio amico Matteo Timoni. Quindi io sono Matteo Timoni? No, non è vero, io sono Timoman, l'ero scelto dal mio signore Masera. Ma quale Timoman? Tu sei Matteo, il nostro amico! Ricordi? Dobbiamo salvare la nostra scuola dall'invasione degli alieni! Oh, sì, forse sto iniziando a ricordare qualcosa! Sì,
Tu sei Matteo Timoni e fai parte del club FNY. Fino ad oggi ti sei sempre fatto valere. Insomma, sei un eroe a tutti gli effetti. Coraggio, Matteo, puoi farcela. Tu non sei dalla parte degli alieni. Forza, manca poco. Devi riordinare il tuo stufato. Ma quella frase... Hai sbagliato, G. Bastiano! Si dice ricordare il tuo passato! Bene, e ora dimmi, qual è il tuo sogno più grande? Io voglio diventare il migliore eroe di tutto l'universo! E per caso ricordi anche la persona a cui avevi detto questa frase? Puoi contarci, l'avevo detta a mio nonno. Oh, questa sensazione... Matteo, tutto bene? Grazie, G. Bastiano. La tua voce ha liberato la mia anima. Fantastico! Bentornato, Matteo! Grazie, però... Potresti dirmi che cosa sta succedendo qui? E beh, sembra che il lupo oscuro ci avesse fatto il lavaggio del mantello. Ah, forse volevo dire lavaggio del cervello, amico! G. Bastiano, grazie dell'aiuto, amico. Ora andiamo a cercare gli altri. Se arriva che G. Bastiano sbagliasse la pronuncia... Un genio, un luminare. Allora, in realtà qui ci sarebbe anche questo passaggino che ci porta allo scrigno, certo. Oh, il libro, la verità del mondo e la verità del cosmo, se non sbaglio l'altro. Vero? Sono libri importantissimi. Allora, aspetta, io qui vedo che c'è un punto con cui interagire, ma in realtà non è vero. Ah, eccolo qui invece. Sì, non l'avevo visto prima. Che strano, come tenevo girata la camera? Ed eccolo qua, vai. Ora siamo in due, possiamo combattere con più facilità. Però più vai avanti, più è ovvio che le sfide diventino difficili, no? Oh, Ryan! Sto arrivando, mio signore Mazara. Ryan, sei tu finalmente che ho trovato. E tu chi sei? So se non mi riconosci, amico? Mi dispiace, ma l'unico essere che conosco è il mio signore Mazara. Scusami, ma non ho alcun interesse nel parlare con te. Si vede. Sei molto ostile. Ah, si è trasformato! Questo vuol dire che Ryan pensa che io sia un suo nemico! Te l'avevo detto anche prima, no? Io e te non ci conosciamo affatto. Ma se proprio ci tieni tanto ad infastidirmi, perché non lottiamo? Ti dimostrerò chi è più forte tra noi due, spedendoti diritto all'inferno. Caspita, sto facendo sul serio! Molto bene, allora fatti sotto! Oi oi, non sembra per niente amichevole. Attaccami, attaccami. Voglio fare la schivata così prendo un po' di boost. E non lo prendo comunque. Rapsodia respingente, beccati questo allora. No, respingi le palle. Le palle da palla a volo. Ah, ce l'ho con Matteo? Eh beh, guarda. Ma guarda, non mi trasformerei neanche a questo punto. Sì, però G. Bastiano, la palla, mandala dritta. Mannaggia, G. Bastiano. Niada. Possiamo farcela anche così, da quello che sto vedendo. Andato, facilissimo anche lui. Cioè, neanche ci ha provato ad attaccarci. Ha detto, vabbè, faccio finta. Ma che... Sto avvertendo una strana sensazione. È la sensazione calda dell'amicizia. Dannazione, che cosa mi succede? Ehi, non sarà forse che... Tu, rispondimi! Che cosa mi sta succedendo? Dove sono? Oh, eccoti qui, Ryan. Te lo dirò subito, ma prima... Ci sarebbe una cosuccia che dovresti sapere. Sai, io ho conquistato il cuore di Antonella l'altro giorno. Che cosa? Ma non farmi ridere, sei solo uno sciocco. Un attimo, perché mi sono arrabbiato così? Aspetta, non ho ancora finito. Ieri sera io e Antonella siamo anche usciti a cena insieme. Idiota, non credo ad una sola parola che dici. No, perché sto dicendo queste cose?
E per finire, lascia che ti dica un'ultima cosa, caro Ryan. Le tue possibilità con Antonella sono state ridotte allo zero. Da me! Non è possibile! Io mi rifiuto di crederlo. Io... Basta così, Gibastiano. Pensavi davvero che sarei caduto in una trappola del genere? Dopotutto Antonella non si metterebbe mai con una scimmietta come te. Ehi, ma che modi, va bene che stavo scherzando, ma così è troppo. Troppo? Non hai idea di che spavento mi ha fatto prendere prima? Ah, sì, vieni qua a dirlo se hai coraggio. In realtà volevo ringraziarti per avermi liberato dal lavaggio del cervello. Fatemi tornare con voi, Gibastiano. Dobbiamo proteggere Antonella insieme. Questo è parlare, amico. Sono perfettamente d'accordo con te. Ne ero certo. Bene, e ora andiamo. È tempo di salvare anche tutti gli altri. Ottimo. E ora siamo in tre. Fante, cavallo e re. Allora, dato che gli alieni non ci attaccano perché sono dei piccoli babbei, direi che possiamo andare però... qui. Là sotto mi sa che è la porta principale. Quella da aprire. Quindi ecco qua. Qui c'è qualcuno. Oh yes. Arriva una luce sinistra. Vai, vai, entriamo. Sto arrivando, mio signore Mazarek. Ecco Manuel. Finalmente ti abbiamo trovato, amico. Come stai? E voi chi siete? Questo è un lago riservato ai sudditi della grande Mazera. Oh, sembra che anche Comando sia controllato dagli alieni. Sapete, un tempo ero considerato un fallito da tutti, ma un bel giorno Mazer arrivò a salvarmi. Fu lì che gli giurai fedeltà eterna. Io non perdono chiunque si opponga al mio signore. Forza, fatemi sotto! Ah, Comando si è trasformato. Che cosa facciamo, Gibastiano? Non preoccuparti, se è una battaglia ciò che vuole l'avrà. Su, iniziamo! Non penso che mi trasformerò in questa battaglia come prima, perché ci sono gli altri due che mi fanno da scudo. Rito di comanda, ok. No, mi inseguono i suoi colpi. Accidenti. Vai, spara, spara, spara. Oi, oi. Non spararmi quello, mi fa paura quello. Astro bomba. Mamma. Oh, allora. Guarda, mi stava per far trasformare quasi, Mi ha fatto quasi trasformare. Ma non mi incanti, amico mio. Io non mi trasformerò per niente. Te lo puoi scordare. Non in questa lotta, almeno. Bello quell'attacco. Cos'era? Ehi. Bravo, Little Commander, Andato. Bene, eccomi qua. Gibastiano! Matteo! Comanuel! Mi dispiace, amico. Potrei mai perdonarmi? Proprio così. C'è una cosa che devo dirti da un po' ormai. Gibastiano, che stai dicendo? Beh, ecco, il fatto è che... Sì, lo ammetto! Ho mangiato io l'ultimo budino ieri in mensa! Cosa? Ma... Tutto bene, Matteo? Tutto bene! E anche il coraggio di chiederlo, quel budino! Su, non fare pignolo! L'ho detto così tanto per dire! Non avrei mica creduto a quella storia del budino, vero? Certo che ci ho creduto! Guarda che mio budino è veramente sparito ieri! Non dovresti arrabbiarti, Matteo! Ormai sai com'è fatto Gibastiano! Comanuel! Sì, che bello! Sei tornato in te finalmente! Già, fantastico! Ora ci siamo riuniti tutti e tre! Puoi dirlo forte, amico! Sì, è vero! Sapete, stavo giusto pensando ad una cosa proprio adesso. Io sono davvero fortunato ad avere due amici come voi. Sì, vale lo stesso per me! E anche per me! D'ora in avanti continueremo a proteggerci a vicenda! Sì! E ora manca solo una persona all'appello. Il migliore di tutti, ovviamente. Dunque. Vediamo un po' dove si è cacciato il presidente.
Non ti combatto, piccolo soldato, stai tranquillo, non sei il mio tipo. Oh, ma che belle queste! Quindi gli alieni, perché sì, si pensa che le piramidi siano state costruite dagli alieni, dai complottari, con le galline a un occhio solo, che scendevano sulla terra, costruivano i monoliti. E certo, è chiaro, no? Oddio, ho saltato per pura fortuna lì. Vediamo un po'. Ah, dovrebbe stare da ste parti qua, giusto? Eccolo qui, facilissimo. Guarda questo come sta messo. Tutto ingazzatissimo lo sciamano. Vabbè, oggetti un po' irrilevanti, ma comunque prendiamoli tanto per. Eccolo qua, Valerio Notti. Vediamo che cosa ci propina lui. Lui è talmente chad che neanche è sotto il controllo. Dannati alieni, non ve lo farò passare liscia, vedrete! Oh, signor presidente, finalmente l'abbiamo trovata! Niada, sei tu! Cosa? Lei mi ha riconosciuto? Sì, ma non so se ci riuscirò ancora per molto dopo il lavaggio del cervello. Quindi anche lei è stato colpito da quell'incanto? Esatto, ma sento che la mia coscienza si sta esaurendo sempre di più. Non vorrei farvi questo, ma presto sarà vostro nemico. Ragion per cui ti chiedo, sconfiggetemi prima possibile, Niada. Cosa? Ci stai chiedendo sul serio di... Oh no. Presto, Niada, sconfiggetemi se non ce la farete. Diventerò una pedina degli stessi alieni che rapirono la mia famiglia. Per favore, salvatemi. Signor Presidente... D'accordo, lasci fare a noi, lo salveremo. Mi dispiace dirlo, ma si prepari perché non ci andremo leggeri. Iniziamo! Eh beh, per un po' però ha resistito, dai. Ombra nebbiosa, mist, shadow. A sto giro mi trasformo, dai. Non posso fargliela passare comoda a lui. È forte, Valerio Notti. Ah, mamma mia, che cosa è successo in quel momento lì? Toh, mamma mia. Vabbè, però. Allora, gli stiamo facendo del gran male, perché ovviamente, beh, siamo in 4 contro 1, tu dici, sai. Dannati alieni, non vi perdonerò mai per ciò che avete fatto. Vi posso assicurare che vi troverò e vi sconfiggerò ad uno. Io vendicherò la mia famiglia e questa è la mia missione. Signor Presidente. Signor Presidente, è un'altra cosa. Sappiate che il fuoco che mi brucia dentro non potrà mai essere spento. Grazie dell'aiuto, Niada. Ora sono tornato in me. E si è anche dato una calmata, a quanto pare. Che succede? Non vorrei essere troppo sfacciato nei suoi confronti, ma... Che ne direbbe se l'aiutassimo a portare a termine la sua missione? Cosa? Volete aiutarmi ad ottenere la mia vendetta contro gli alieni? No, mi dispiace, questa è solo la mia di vendetta. E allora si sbaglia, signor Presidente. Questa cosa non riguarda solo lei. Cosa? Ha capito bene, non si può vincere da soli. Come? Vuoi farmi arrabbiare per caso? Beh, magari in alcuni casi è vero, però... Si fidi di noi, signor Presidente, sconfiggeremo gli alieni insieme! Niada, sì, hai ragione. Bene, allora ve lo chiedo ufficialmente. Siete pronti ad unirvi a me di nuovo? Andiamo, signor Presidente! Cos'è tutta questa formalità? Non c'è bisogno di parlare così! Dopotutto siamo amici, giusto? Niada. Sì, sono d'accordo con te. Grazie per l'aiuto, amico mio. Grazie a lei, piuttosto! E ora andiamo, è tempo di salvare gli altri! Sembra che non ci sia rimasto più nessuno nei dintorni. Ma allora, dove sono finiti tutti gli altri? Ora possiamo esplorare il piano successivo. Ottima trovata, signor Presidente!
il piano successivo? Beh, magari sarà meglio farlo la prossima volta. Questo episodio ha portato con sé fin troppe avventure. Bene amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. Nel prossimo episodio vedremo dove ci porteranno le fantastiche avventure del Club FNY. E ci vediamo alla prossima. Ciao!